Meghan Gale, omaggio all'Italia con un piatto doc. La caprese preparata da Meghan Gale ha tutta l'aria di essere squisita, che bello questo omaggio alla nostra Italia, paese che ha lanciato la modella e attrice rendendola ancora più nota al grande pubblico. Ora, al secondo pancione, Meghan è dall'altro capo del mondo, ma pare che pensi molto al bel paese. Meghan Gale prepara una buonissima caprese. La semplicità nella sua parte migliore, ecco come definisce Meghan Gale il suo gustosissimo piatto di caprese, un omaggio all'Italia, paese che ha tanto amato e che l'ha ospitata per diversi anni, rendendo la sua bellezza ancora più mitologica. Ve la ricordate, Meghan, un anno prima che scoccasse l'ora degli anni 2000, in una delle più note pubblicità di telefonia? Quegli occhi verdi meravigliosi, i capelli ondulati e fluenti che le facevano da corona mentre volteggiava su se stessa visto il motto dello spot e, non meno importante, una silhouette giunonica, insomma un vero sex symbol. La modella australiana, poi, è diventata anche attrice vista la notorietà raggiunta. Vanzina l'ha voluta in Vacanze di Natale 2000, per esempio, e Neri Parenti in Bodyguards. Insomma, l'Italia è un paese che Meghan Gale porta nel suo cuore che, al momento, è piuttosto occupato visto che deve fare un po' gli straordinari. La bellissima 42enne, infatti, è incinta del suo secondo figlio, anche se per ora non sappiamo ancora se sia maschietto o femminuccia. Il suo pancione, però, lo conosciamo ormai molto bene, lo abbiamo visto, all'inizio della gravidanza, quando la modella ha dato il lieto annuncio sui social e, di recente, in tutto il suo splendore. Dovrebbe essere l'ultimo mese, questo, per lei, dunque la curva più morbida della sua silhouette, al momento, è accentuata all'ennesima potenza. Un periodo meraviglioso, questo per la Gale, che ha ricevuto un'altra bellissima notizia a un passo dall'ultimo trimestre di gestazione, il suo compagno di vita, Shaun Hampson, le ha chiesto di sposarlo in un modo davvero molto romantico. Dove? Su una spiaggia ricca di sassi e rocce tra le quali, stando al racconto, Meghan avrebbe trovato la pietra preziosa che ora porta all'anulare, un anello originalissimo, che Shaun ha fatto disegnare apposta per lei. Meghan Gale in cucina, tra pagnotte, manicaretti e caprese. Non è la prima volta che ammiriamo l'arte culinaria di casa Gale Hampson. Per l'annuncio della seconda gravidanza, appunto, abbiamo visto come la modella sia stata davvero bravissima a fare il pane. Il motivo? In perfetto stile anglosassone, è proprio così che Meghan ha voluto dare la notizia, condividendola sui social e facendo la foto a una splendida pagnottina che lievitava in forno. Ma non è finita qui. Qualche tempo fa Shaun si è cimentato in un piatto gourmet, a base di pollo cotto in sottovuoto, salsa di porri e limone e zucca e kale arrosto. Che fortunata la Gale, che avrà un super maritino chef. E ora? L'ultima prelibatezza la prende in prestito dalla cucina italiana, una buonissima e semplicissima caprese, con pomodorini, mozzarella e tante foglie di basilico. Buon appetito alla futura mamma Bisco.